Assessore Barbagallo, la nuova normativa sulla pesca dei dilettanti, come sta andando la sua applicazione? Noi abbiamo approvato in giunta uno schema di riferimento, adesso è in commissione per il Consiglio regionale per essere esaminata dai consiglieri e poi portata in aula. Siamo entrati in questo settore, in questo campo, con l'accordo delle associazioni di categoria in punta di piedi, facciamo una proposta abbastanza minimale. So che sta facendo nascere un grande dibattito ed è anche uno dei motivi per cui l'abbiamo fatto, per far crescere anche un po' la cultura di quello che è la protezione del mare, di quello che è la gestione del mare e dei suoi frutti. I ritorni da parte dei pescatori professionisti sono positivi? Noi abbiamo avuto non solo l'accordo delle associazioni di categoria professionale, ma abbiamo avuto anche l'accordo delle associazioni dilettantistiche in questo settore. Quindi quello che noi stiamo proponendo è stato concordato con le associazioni di categoria tutte, e abbiamo fatto un passaggio anche nel tavolo blu, il tavolo di concertazione sul mare, dove ci sono anche le forze proposte, la Capitaneria di Porto, l'Università e altri enti, e stiamo mettendo delle normative che sono assolutamente minimali e che non stravolgano quasi nulla di quello che è stata la vita dei pescatori dilettanti fino ad oggi. Mettiamo solo degli accorgimenti per evitare gli abusi, per evitare quel nero che si veniva formando, e per evitare quindi quegli abusi che venivano denunciati e che molto spesso hanno creato anche delle contravvenzioni. Come stanno andando i controlli? Cioè la Capitaneria di Porto fa i controlli sui pescatori dilettanti e sugli altri? No, soprattutto la Capitaneria di Porto, da quanto ci è stato riferito e dalle notizie anche giornalistiche, fa i controlli sull'uso del pescato, di quello che fa l'uso, fa controlli nei punti di vendita e di trasformazione del pescato, e molto spesso trova delle irregolarità. Ecco. Quindi noi avevamo anche il dovere, come settore della pesca della regione, di fare una proposta tendente a far diminuire gli abusi, che ripeto, le storture che in questo settore ci possono essere stati e ci possono essere. Quindi la regola è che il pescatore dilettante deve tagliare la pinna caudale del pescato. La nostra proposta è una modifica con l'inserimento nella legge 50 della legge regionale sulla pesca di alcuni accorgimenti. Sostanzialmente sono quattro. Uno è la marchiatura dell'attrezzatura in mare, per avere un riferimento preciso di quello che sono le attrezzature in mare di pesca, mi riferisco per esempio ai palamiti o palangari, come si vuol dire, o alle nasse, a chi le mette, no? Un'altra riguarda la riconoscibilità del pescato tra il pescatore dilettante e il pescatore professionale, perché hanno due percorsi e due filiere completamente diverse. Ecco. Quindi noi vorremmo in qualche maniera, ecco perché c'è, come peraltro avviene in Francia ad esempio, no? C'è l'obbligo di tagliare la pinna caudale per avere una riconoscibilità immediata di quello che è il pesce del pescato in forma dilettantesca e dopo lavoristica rispetto al pesce professionale. Inoltre vogliamo fare un censimento volontario, ovviamente dando tempo, un largo lasso di tempo, di tutti coloro che pescano in mare, per vedere anche la quantificazione del fenomeno. Il Ministero aveva già fatto un censimento di questo tipo, ma poi si è arenato e non abbiamo il dettaglio. Sappiamo dei numeri, dei grandi numeri di riferimento, ma non sappiamo quanti pescano con la canna, quanti pescano con la barca, quanti pescano in forma subacquea, per avere un censimento, per vedere anche quantificare il fenomeno e avere un pochino, visto che il mare è un bene prezioso, è un bene di tutti, si pesca sempre di meno, ovviamente ci sono altre ragioni perché si pesca sempre di meno, no? Però i pescatori sono sempre in continua diminuzione e i pescatori dilettanti in continuo aumento, quindi noi questo lo dobbiamo registrare. Ecco. Allora la risorsa mare è una risorsa di tutti e tutti in qualche maniera ce ne dobbiamo fare carico.